Amici della Lepre Group, amici della rubrica sportiva, bentornati, bentornati. Parliamo di calcio, parliamo di un Juventus-Napoli che non si è disputato. È incredibile quello che è successo negli ultimi 7 giorni. Zielinski ed Elmas, giocatori del Napoli, positivi al tampone del coronavirus e chiaramente sono subito andati in isolamento. Il Napoli era pronto a partire per Torino quando è stato bloccato dall'ASL di competenza della regione Campania. Quindi l'ASL, un organo sovrano, ha bloccato il Napoli a Castelvolturno e ha detto che gli azzurri non dovevano recarsi a Torino. La Juventus, di tutta risposta, ha parlato il presidente Agnelli, ha deciso invece di scendere in campo. Quindi la Juventus si è presentata domenica sera alle ore 20:45 allo Juventus Stadium. Adesso andiamo a vedere cosa può succedere in questa settimana. Sicuramente il giudice sportivo leggerà il referto dell'arbitro. Quando una squadra non si presenta in campo, chiaramente la squadra che non si è presentata riceve uno 0-3 a tavolino. Quindi di base in questo momento il Napoli è come se già avesse perso 3-0 a tavolino, ma non solo, il regolamento dice che c'è anche un punto di penalizzazione. Quindi Napoli che non si è presentato a Torino per un motivo valido, cioè l'ASL ha bloccato i giocatori azzurri a Castelvolturno, riceve anche una beffa, quindi un 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Ma attenzione, perché il giudice sportivo proprio nelle ultime ore ha fatto sapere che indagherà sulle carte dell'ASL, quindi ci vuole vedere chiaro. Tante le critiche che sono arrivate sui social, sul web, sui giornali. In queste ore, come si è comportato il Napoli, come si è comportata la Juventus? Ne vedremo delle belle in questa settimana e anche oltre, perché il campionato ritornerà solamente fra 15 giorni. Questione calciomercato, Chiesa alla Juventus, effettuate le visite mediche. Calleion, ex giocatore del Napoli, ha militato nella squadra azzurra per 7 anni, va alla Fiorentina. Quindi questi sono gli ultimi colpi di calciomercato. Gli azzurri hanno preso Bakayoko, un centrocampista del Chelsea che arriva in prestito dalla squadra londinese che Gattuso ha già allenato al Milan. Insomma, un calcio che ci regala emozioni, questa volta non sul campo, ma in televisione, sui social, al bar, quando si parla con i tifosi. Un calcio che però deve cambiare rotta, deve avvicinare nuovamente i tifosi a questo meraviglioso sport. Il calcio deve rigare dritto, ma soprattutto il calcio deve pensare prima alla salute di ogni singolo giocatore e di ogni singolo tesserato. Quindi prima la salute e poi lo sport. Massimiliano Alvino per la Lepre Group.